boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene. Reduce da Sundance, il regista Giorgio Diritti, con il lancio adesso ora davanti al Quattro Fontane, stiamo per entrare dentro infatti, di Un giorno devi andare. E allora, bello andare a Sundance, e? Beh, bellissima esperienza, insomma, essere in uno dei festival più importanti al mondo, forse più importante degli Stati Uniti, è stato arricchente, insomma, in concorso è stato molto bello. Poi adesso il film, dopo diciamo quel percorso lì, va nelle sale, sono molto contento, dopo quasi un anno e mezzo di lavoro, un film impegnativo ma credo di grande emozione per il pubblico, per i luoghi, per la storia, un film che smuove l'anima, spero. Giorgio, vogliamo raccontare un po', accennare un po' i nostri spettatori? Ma, così li invogliamo. Semplicemente la storia di un viaggio, di una donna che, schiacciata un po' da dimensioni dolorose, eccetera, si trova in Amazzonia e fa un percorso in cui nei vari incontri ricerca il senso delle sue priorità, delle cose che più sono importanti per la vita, e in questo certamente anche il senso stesso delle proprie scelte, del rapporto con gli altri, del senso di comunità, e anche una riflessione per altri aspetti sul credere e non credere. E dicono, si suole dire che quando qualcuno ha dei problemi e prende un aereo per dimenticare, i problemi sono con te sulla scaletta dell'aereo all'andata, e quando scendi te li riprendi intatti. Quanto un viaggio può aiutare invece a cambiare prospettive e voglia di vivere diversamente? Se è un viaggio che si muove secondo i tempi naturali, cioè se è un viaggio che partecipa alla vita che incontra, diventa un viaggio che ti cambia e resta come un'esperienza importante, formativa, evolutiva. Se è un viaggio da turisti della domenica, come si suol dire, no, cioè è il nostro stato d'animo che cambia le cose. Un viaggio può essere anche quello che si fa passeggiando in montagna o nel centro di una città, ma dedicando il tempo a se stessi.